Stay tuned. Una fattoria urbana a Londra sta servendo hamburger a base di vermi vivi, sostenendo che sono più buoni degli hamburger di manzo e aiuteranno a salvare il pianeta. Horizon, una fattoria di insetti a Londra, produce migliaia di vermi e grilli che i suoi clienti possono mangiare. Afferma di utilizzare il cibo rimanente delle aziende locali per nutrire gli insetti, compresi i vermi della farina, e afferma che i vermi richiedono solo il 10% della terra utilizzata per la carne bovina e producono molto meno CO2. La cuoca sperimentale, Tiziana Di Costanzo, la fondatrice della fattoria, afferma che gli insetti hanno un sapore di nocciola e terroso, e afferma che può produrre abbastanza vermi per nutrire la sua famiglia con solo crusca e buccia vegetale. Lasciali strisciare nel tuo menù una volta e rimarrai stupito, ha detto la Costanzo, aggiungendo che, una volta superato l'effetto schifo, scoprirai che hanno davvero un buon sapore. Speriamo di aumentare l'operazione fino a una produzione di 100 kg a settimana nei prossimi 6 mesi, il tutto con zero rifiuti, ha aggiunto la Costanzo. La mania per il consumo di insetti deriva dalle linee guida delle Nazioni Unite che promuovono gli insetti come cibo ad alto contenuto proteico sostenibile. La fattoria degli insetti di Londra organizza eventi per insegnare alla gente come cucinare vermi e grilli. I piatti includono l'hamburger di cui sopra, oltre a bruschette di cricket, frittelle di farina di vermi al curry e coriandolo, cupcake croccanti al verme di cioccolato e biscotti con cannella e uva passa. Obviously you don't find insects that much in mainstream cuisine in the West. The smaller mealworms have like a nutty taste, the larger mealworms have a good texture of chicken almost, but they also have kind of an almondy flavour. It's an interesting taste and it works on a lot of dishes. It's usually used as a supplement, but you can also make them into flour, which is then used as, used in biscuits and cakes, and it's really rich because of the protein, so you can make really filling snacks from them. Thank you.